ragazzi, io sono Gisus e oggi si riprende con Mega Man Star Force 3 Black Ace. Ok, mi sono portato all'uscita dell'onda rumore, perché sennò non finivamo più. Usciamo! Capisco. Quindi il prossimo sarà Jack. Jack. Spesso le emozioni hanno il sopravvento su di lui e perde il controllo. Può diventare davvero brutale quando è fuori di sé. Solo sua sorella maggiore, Regina Tia, riesce a calmarlo. Ed in questo momento la sua adorata sorella è un po' impegnata. Per farla breve, quel ragazzo è una bomba d'orologeria. La prossima volta che compare per lottare con Gio dobbiamo prenderlo. Non riesco a credere che sia così pericoloso. Era davvero divertente stare vicino alla spiaggia. Gio, non c'è nulla che possiamo fare? Lo spero. Anch'io vorrei tanto aiutarlo, Bud. Ma non è lo stesso Jack che conoscevamo. Sono responsabile per la cattura di sua sorella. Oh, ad ogni modo, Gio. Sì? Rogue, solo ha definito il DLR un suo nemico, vero? Sì. Ha detto che c'erano altri di cui si doveva occupare e che non aveva intenzione di lavorare con me o con la polizia stella. Cavolo, mi sembra che l'idea sia da scartare. Avevo un notevole potenziale. Eh? Cos'ha a che fare solo con la polizia stella? Ah, non te l'avevo detto? Solo sarebbe diventato l'ultimo membro del nostro comando speciale. Oh, davvero? Ma non ha accettato. Ricordate quella gente che è tornato tutto pesto? Stava cercando di reclutare solo, ma alla fine è stato attaccato. Ecco cosa è successo. Almeno sono lieto che non veda la polizia stella come un suo nemico. Ok, ragazzi, avete fatto un bel lavoro. Vi siete occupati bene di Jack e dell'incidente del rumore. Per adesso lasciate il resto del lavoro alla UASA. Potete andare. Ok? Nello stesso momento... Il rapporto, signore. Sembra che Jack abbia sottratto il programma di creazione del rumore. Cosa dovremmo fare? Jack, come hai usato? Però sarà meglio far uscire qualcosa di buono da questo incidente. Facciamo un esperimento. Joker. Signore? Osserva Jack. Si sgarra anche solo di un millimetro. Eliminalo. Come desidera, Mr. King. È un mostro! Geo! Quello è! Questo è solo, ragazzi! Solo! Hai capito idea riguardo a lavorare con la Princesa Stella? Non hai sentito cosa ti ho detto l'altra volta? Non ho intenzione di lavorare con loro o con te. Capisco. Allora perché sei qui? Sei venuto a cercare il grane? Solo. Ti prego, dobbiamo lavorare insieme. Lottiamo insieme per proteggere il mondo dal dealer. Sciocchi, non imparerete mai. E per quanto continuerete a seguirmi. Finché non accetterai di unirti a noi. La polizia stella deve aumentare le sue capacità offensive. Ti prego, unisciti al comando. Bene. Tuttavia, solo se mi arresti, proprio qui e adesso. Se è ciò che serve, lo farò. Mi scuso, ma non c'è la tua altra scelta. Tutti gli Wither, attaccatemi! Chi è quello? Stato Rosso, il danno supera i limiti consentiti. Annullamento missione. Che cavolo? Chi è quel coso? Cos'è quel coso? Quello è davvero un wizard? Posso dirtelo, quello non è un comune wizard. È differente da me, Taurus, Acid o Strong. Inoltre, è davvero potente. Ah, non abbiamo finito. Se non intendete venire da me, allora solo io venire da voi. Forza, Laplace. Oh mio Dio, quella è la sua spada? Eh? Ha! Ok. Non si è neanche trasformato, non so se avete notato. Come? Come è possibile spazzare via così tanti wizard con un suo attacco? Game over. Non voglio avere nulla a che fare con semi insetti. Se continuerete a seguirmi ci sarà un game over anche per voi. Permanentemente.
uscito senza effettuare il cambio con DM. Wow, è davvero potente! Ascoltami, Grant. Userò il mio asso nella manica contro il dealer. Non osare metterti in mezzo, o sarai il prossimo. Solo, perché vuoi eliminare il dealer? Dagli stati come quelli del dealer non hanno diritto di usare il potere di me. Cosa? Il dealer sta usando la tecnologia Mu. L'intera organizzazione verrà distrutta. Questa volta non hai il diritto di scontrarti con loro. Questa battaglia è mia, solo mia. Perciò non metterti in mezzo. Ah, ok. Come vuoi. Non lo farò. Solo. Messaggio in arrivo. Avviso del Dipartimento della Polizia Satella. Chi di voi intende fare richiesta per il rilascio di una ID linea onda che consente l'utilizzo della linea onda che porta la UAS dovrebbe inviare la propria richiesta all'agente addetto alla UAS presente al comando. Ah, quindi posso chiedere che mi venga dato un ID e... Ok? Chi devo chiedere? Ah, ok, devo aiutarla per il rilascio della carta. Lo farò io magari. Sì, ok ragazzi, devo andare un attimo a... Spiccamento. Ok ragazzi, mentre non ce l'avate ho fatto una piccola missione scena. Ho praticamente portato un gelato alla signora dell'ID, delle carte ID, per praticamente per usare questa. Ecco, vedete, adesso posso andare da qualsiasi parte. Dove devo andare? Anche di che si deve riposare un po', ho avuto una giornata impegnativa. Hai tutte le ragioni, mega. Quindi me ne vado a dormire. E penso che questo episodio ci chiuderà così. Geo, stai bene? Eh? Lascia stare. Dove sei stato il giorno 8? Ecco, Rich è piena di virus che scorrazzavano liberamente. Ero a scuola. Pensavo che sarei stato sicuro a scuola. Sai, perché è pieno di insegnanti. A scuola credo sia un buon posto per... Ma Gio, vorrei tanto che in momenti del genere tornassi a casa. Voglio che tu stia qui al mio fianco. Mamma, scusami per averti fatto preoccupare. Cercherò di fare in modo che non accada più. Le ho mentito ancora. Mamma, scusami. Le bugie sono a gol di del giorno. Ok. Dormi. Salva. Sì. Ok. Ci sarà sicuramente un breve filmatino, quindi ascoltiamo e poi chiudiamo l'episodio. Geo. Svegliati, Geo. Sono troppo pieno. Geo! È tempo di svegliarsi. Cosa? Come Zoro uscire dal letto io. Mezz'ora ci impiego, minchia, dai. Ah, vedi, ho fatto anche spaventare gli altri. Oh no, devo andare a scuola. Oggi è il giorno delle lezioni per il presidente del corpo studentesco. Prezzo è venuto prima qui a prenderti. Ma non volevi svegliarti, così è andata senza di te. Ragazzo, non era molto contenta. Oh cavolo, ad ogni modo dobbiamo andare a scuola. Dimmi, poi di giro sono cambiati. Fantastico. Ok ragazzi, ma mi fermo qua. Quindi se vi piace lasciate un commento, mettete un piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo episodio dove andremo alle lezioni studentesche. Quindi, bella ragazzi. Avete preso i blocchi della chest che c'era là? Ah, io no. Aspetta che là in fondo c'è uno scheletro che lo ammazza. Squid! Scusa. Ma perché? Perché c'era lo scheletro che stava per spararti.